E chi l'ha detto? Sono già una pippa nel combattimento non manovrato, figurati con un manovrato. Mano a mano, ma che asso del mirare, no, asso del mirare. Attenzione. Un asso, sei un asse del cesso, sei. E la matriosca, povera dosca. Comunque, teniamo spento sto coso, perché sennò... No, conto 1-1 non me ne frega niente. Impostere. Sei con un MIG? Ce l'ho ancora, sì, per forza devo avere le mod dell'Hercules e del... cos'era? T45 probabilmente, perché se no non entravo sul server. Eccomi, ci Quindi sono. serve pure l'Hercules. Però sai che nella cartella mod non li vedo. Sì, però non li vedo comunque nella cartella mod. Cioè, ho tutti gli aerei tranne... Madonna, è incredibile. Ma sei mago Zurlì, però. Su che server siete, ragazzi? Oh yeah. Il 2 di Napoli. 2 di Napoli. Non era la ND. Il 2 di Napoli. La N di Perù. Ah, facciamo già le squadre, ragazzi, se no, no? Quindi... Io sono scarso. Cioè, cerchiamo di farle equilibrate, dai, le prime, su. Allora, Così, così sceglietemi per va un bene, po' ci sta, è vero, prima scaldiamo. come quando si facevano le squadre a calcetto. Ok. Io ormai mi sa che mi sono messo automaticamente nei blu. Dai, vengo io, rosso. Però MiG-29... No. Su 33. Su 33. Sì, ce l'ho già mappato anche. Che differenza c'è tra Admiral e Su 33? Su 33 Admiral e Su 33 liscio. Boh, unit. Allora, se tu vai in Red Coalition, se scorri, boh, no, vabbè, ma forse, vabbè, dai, faccio uno di questi. Allora, su 33. No, forse Ah, non lo so l'ammiraglio è quello che va neanch'io. sulla portaerei. No, forse lui Admiral dice che è sulla portaerei, potrebbe essere, è vero. Allora faccio soci io. Ok, ci sono. Ma io il 29 non ce l'ho, è quello il problema. No, io il 33 ce l'ho perché L'ho me preso l'hanno la accoppolato carrier. con la portaerei. Differenza c'è tra i due? Tra il 33 e il 29? Lo so, purtroppo c'è questo. Un attimo,
c'è a Cold Type? Io. Vabbè, sti cazzi, se ne frega. Chi era io? Non ho visto. Karambit, Karambit. Ah, ok. E allora... 339 più o meno. Yep. Ok, chi è Michelle? Mister Recap. Mister Recap. Allora, aspetta che vedo, guardo. Andiamo un attimo. Andiamo nel relax room. Ma scusa, sì, sì. Questo 29 viene molto il modulo del 29? Lascia stare quelli. Se lo prendo singolo. Ok, aspetta che lo vado a vedere che lo prendo. Allora, andiamo qui to the stop proprio. Quindi cos'è il 29? È proprio un caccia puro? Sì, in effetti il 33. Il 33 è un po'... Allora, tanto non è un simulato, è uno di quelli di accensione rapida, no? Ok, ok. Allora, vediamo se lo trovo. Sì. Sì. No, no, ma io però non attacco nessuno, svoleggio, ma non attacco. Ma c'è veramente una cosa che mi chiede. Sarebbe da... Allora, cazzo, sai che non lo trovo? F18, F14, MiG-27. MiG-27, 25... Cazzo, non so, c'è scritto MiG-27. Vediamo, te lo dico subito. 26... Ah, su COI, scusami. Su COI 27. 25, 21, 19, 39. Trovato, 13,99. A me sembra uguale al 33, ma sembrano tutti uguali questi. Davvero? Invece il 29 è più piccolo? Sto scaricando. 13 euro. Ah, beh, no, l'ho sempre voluto avere un aereo russo. Adesso mi ero fissato col MiG-21, ma quello costa una barca. Il MiG-21 lo so. Ah, ma devo scegliere il MiG-21 o il coso, o il... o l'Harrier. No, no. Tra i due, sì, sì. Tra i due non c'era paragone.
Poi tutto in cirillico, anche qua non si capisce un cazzo il 21. Sì, naturalmente sono aerei russi, fa anche fatica a dirgli scrivi in inglese. Sì. Però c'è, sì, c'è la mod se vuoi. Sì. E gli aerei russi usano i metri, vero? Non il... Sì, è tutto il sistema metrico, sì. Sistema metrico. Penso anche, anziché i nodi, forse i chilometri all'ora? Mi sa anche, sì. È così, ok. È così, è così. Allora, guarda, tanto io penso che sia quasi simile al 33. Intanto inizio a configurare quel po' di tasto. Sì. Perfetto. Perfetto. Allora, questo qui lo duplichiamo, così facciamo manage page, duplicate, lo chiamiamo. DCS 29, no, MiG 29. Minchia 29. Ok. Adesso dobbiamo aggiungere un tasto, che mica finiti i tasti. Togliamo questo. Allora, questo cos'è? Su 33. Copy button. Past button. MiG 29. Allora, vediamo dove l'ha messo sto strunz del MiG 20. Eccolo qua. Ah, mettiamo subito il wallpaper. Wow, bello. Multiplayer. Ok. Allora. Polygon training refueling, ecco qua. Join. Ok, MiG 29. Allora, guardiamo un po' dall'esterno. Ah, sì, sì, è nettamente più piccolo, cavolo. Vediamo che livrea. Mettiamo numero. Air Force standard.
E di Rock Papuano. Hai sentito quando dici fu il rearming refugee? E chi ha de Papuano? Allora, qua non ci capisco un cazzo. L'anemometro, allora, ok, l'altimetro. Aruga Patricia ha detto, a posto. Aruga Patricia. Allora. Da cazzo sta l'altimetro? Sarà questo qua, dai. Quello è l'altimetro. Con l'RPM c'è scritto, facciamo prima. Va bene. Allora, electric power prima. Sì, come no. Cosa devo fare? No, 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 corrente esterna. Qui c'è scritto electric power e motore. Direttamente motore hai fatto te, no? Ok. Perfetto, motore. Perfetto, si sta accendendo. Canopy. Specchietti. Perfetto. Mi sa questo è già a posto. Cioè, non c'è da farci un cazzo. Le armi, ma le armi non ce ne frega un cazzo. Solo il cannone, che adesso vedremo quale sarà. C'è scritto gun qui, sarà quello. E basta. Credo che non c'è da farci. Ah, add color. Ecco qui, puoi cambiare il colore dell'adapt display. Vediamo se lo cambia. Esatto. Provo a muovere. Maresciallo Pussu Attor 33 uscire, dice. Alla fine del freno se va. Scusa. Freno. Freno non va, ok. Devo rimettere il freno. Adjust control. Brake. Brake. E infatti non è segnato. Vediamo gli alettoni. Ok, no, non vanno. Devo fare anche questo. Allora, adjust control. Vabbè, vediamo il trim se è settato. Neanche il trim. Cos'è questo rumore? Il radar? Quello si può solo abbassare, vero? Non si può spegnere. Allora, iniziamo a usare il trim. Noise down. Down. Up. Right. Left. Ciao Wing Shartrue, Wing Shrute, ciao. Per l'RVR puoi impostare la modalità dove mettere i suoni solo se qualcuno si aggancia manualmente. Ti aggancia manualmente, ok. Come devo fare? Allora, e i flap anche devo fare. E flap c'è up and down e basta, no? C'è un tasto solo, può essere?
Quindi se lo spingo è up, se lo metto giù è down, non c'è altra una via di mezzo. Ok. Ciao Fabi, tutto bene. Ciao bella. Se cerchi RVR i controlli dovrebbero uscire. RVR. Adjust control. Search RVR. Mode select. Ok, arrivo pure io sul server, sono Drangle. Ok, bella Drangle. Select, ok. Stiamo facendo cannonate stasera, eh? Dai, vieni con i russi. Come stai, Fabi? Che mi racconti? Allora, però li devo settare qui sopra. Allora, un attimo di pazienza. Prima devo mettere i tasti. Allora, quindi devo aggiungere dei tasti. Allora, look, questo non ce l'ha il gancio, no? Allora, uso questo. Copy button, paste button. Allora, questo lo settiamo come RVR. RVR. Mettiamolo qui. Poi, copy button, paste button. Past button e mettiamo RVR vol meno che cazzo RVR vol save. Ok, questi sono settati. Tutto a posto, cara. Allora, right shift più R il tasto. Right shift più R. Right shift più R. Ok, vediamo se me lo fa. Allora, così è spento. Ok, mettiamo anche i volumi però. Access control. RVR. E right alt, virgola e punto. Virgola e meno e punto e più. Right alt. Virgola. E right alt. Punto. Ok, vediamo se abbiamo fatto, ragazzi. È meno fastidioso. Allora, lo accendiamo e provo a abbassarlo. Esatto. Ok, sono settati. Devo accendere il Master Arm o qualcosa? Dopo per i cannoni, no? Bastava che spingevo, credo, il gun. Comunque adesso decollo. Ok, allora, parto per pista, non la conosco, dove siamo? Sochi qui? Parto per pista 06. Sei a fianco a me, vediamo dove sei. Ok, perfetto. Qui come si chiama The Winged Shatter, che non mi ricordo, me l'ha detto il nome, che ha detto che è sul server. Sì, Dragon.
Ok, dobbiamo provare praticamente solo i cannoni. Per fare il dogfight, queste cose qui servono le contromisure, no? Non servono. Ah, 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 ah. Rientra, io aspetto che atterri. Ah, ok, allora posso decollare. Ti faccio atterrare io, Zeus. Dai, su uno solo. Bastardo. Allora, dovrebbe essere fondo pista questo, sì. Sì? Arrivo, adesso lo tiriamo giù, Nerone. Senti il rumore che fa, bellissimo! Dei freni! Sì? No, ma aria non sono proprio capaci. No, ma schema, io faccio fatica a volare. Penso... Aspetta, ecco, qua la torre di controllo si è incazzata. Arriva Papaturia. Foxtrot 1 entra in pista. Ah, è vero, devo cambiare nome stasera. Ok. Wow! Che potenza! Rotate. One sui carrelli se li trovo. Sì, vediamo. Sono su. Beh, la Fabi, ci aggiorniamo per domani a sto punto, dai. Cosa vai a vedere di bello? Ah, va bene, ok, dai, ti aspetto dopo allora. C'è Fabione con te? Ecco, adesso qui... Ah, ok. Sei soletta, dai. Adesso qui il radar, come funziona, ragazzi, a sto MIG? No, infatti non so, io il radar l'ho mai usato qui. Ho solo sparato. Ok, i cannoni non vanno. Ma voi avete già, siete già decollati, non siete ancora a terra. A dopo? Ciao bella. Ok, no, devo settare tutto. Devo settare tutto. Allora io decollo da Kutaisi fino alla 25. Ah, gli aerofreni? Eccomi, ragazzi. Soliti, ok. Allora devo settare anche quelli. Dai. Buonasera. Dov'è questo dogfight? Io sono già col MIG. Allora, grande. Allora, niente, io ragazzi devo settarlo. Quindi, ma just control, non c'è un cazzo settato. Sì.
Mi ha buttato fuori dal server. Come? No, 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 no! Stavo precipitando. L'hai checked, no? Vediamo se funziona. Mi sa che funziona, ragazzi. Allora, vai, facciamo. Select roll. Che non mi dà il l'ok a partire? Ripassa, Ick. Ero mutato, scusate ragazzi. Vai tranquillo. Zeus, mi hai preso in un momento in cui stavo settando tutto quanto il trading. Perché non trovo. Lo saci. Allora. Però tu non devi guardare la mappa, se no sei un mariuolo. perché se tu guardi 10 F10 F10, lui c'ha tutte le sue inquadrature pure. Ecco perché bisognerebbe toglierle, disattivarle tutte quelle, perché io fanno non guardo in diretta, non sono un mariuolo come te. È per questo che con Zeus ci vogliono i missili. Ci vogliono air break. Sì, sì. Ma il bello è quello. Dai, assumi, dai, io contro Zeus, dai. Ma non c'è un server di dogfight sempre l'orecchio? Sì, sì, c'è. Ah, di Dorevo. Ci vorrebbe c'era quello con le respawn. C'era un server così, eh? C'era. Se vi piace fare dogfight. Only dogfight, mi pare si chiamasse, proprio così. Ci sono entrato un paio di volte, poi dopo le tre terze bestemmie che mi battevano sempre, basta. Sì, perché dovremmo avere già le macchine calde, sennò tutte le volte dobbiamo fare. Io infatti col Mirage sto 8 minuti solamente per. È vero che con i MIG facciamo presto, però chi deve accendere il 18, robe del genere. Ma già il 18 fai abbastanza presto. Prova col Mirage, stai 8 minuti per fare tutti gli allenamenti. Gli allineamenti. Ma se non allinei, poi come torno all'aeroporto? Ciao, ci sto 2 ore. Io sono pronto. Io sto decollando ora. Da? Mi rimuto un attimo, ragazzi, scusate, devo aprire la finestra. Ah, ok. Ti aspetto, Iena, dai. Io sono pronto. L'unica cosa che devo... Sì, sono pronto. Ok. Però io sono a soci, Sì, 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 sono a fianco a te. Sentiamo i tasti, ragazzi. Sono. Allora, cerca weapon fire. Ok, già settato. Buonasera. Vediamo come lo possiamo settare questo. Target lock. Settiamo questo. Allora, devo settare. Non ho tasti abbastanza su lotta, se bisogna che aspetti.
Weapon change. Che tasto è il weapon change? Benissimo, fatto. Adjust control. Categoria. Sempre capitolo weapons. Ok, io qui ho finito i tasti. Ok, devo resettarlo. Weapon per weapon. Allora, launch permission. Perfetto. Launch permission lo mettiamo al posto del look. Launch permission. Abbiamo detto che è pulsanti alt 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 left alt sinistra trovato più W add save fatto. Sensor target designator target sia down left right down left right e e basta. Allora sarebbe punto virgola ok, vediamo dove posso liberare un puntamento del libro. Nel puntamento. Minchia, non ci capisco un cazzo. Sono obbligatori questi? Ok, stasera ci servono, no? No, vabbè. Specialmente okay, allora serve il cannone. Basta. Allora saltiamoli questi. Perché sennò è un bordello. Quello serve invece. Niente, lascia stare. Salta i miss. Salta quello che non serve stasera. Perché devo configurare. Ok. Cannone. Ecco la C. Quindi gun e C. Delete all action input C add save ok fatto gun poi ecco questo serve niente lo devo settare allora copy button button inject tank ed è abbiamo detto tasto alt sinistra più R fatto. Una è delete e l'altro è insert. Ok, ce le ho già settate. Oh, ma che sta il SEM? Sta e CME? E la E. Ok, allora copy button. Button.
ECM, ECM, è il tasto da tastiera, è la E, fatto. Ok, non lo posso fare d'acceso? Allora, per spegnere il motore devo fare così. Ah, ok. Eh no, me la devo settare questa, paracadute. Sì, è come... Siete... Paracadute. Ok, adesso vengo, mi metto l'F16. E la P. Ok. Dovremmo essere a posto. Canopy. Ok. Aspetta, no, se devo cambiare la libera bisogna che metto da fuori che non si vede un cazzo, hai ragione. Cosa hai messo te? Ok. Granchio. Le armi del fiume. Allora, le tre taniche. Una. Due. Tre. Eccomi. Eri anche papuano. Sta caricando. Ok, quando schiaccio il eject tank me le sgancia tutte e tre insieme o solo quelle vuote? Ok. Ah, ok. Ok, sono carico. Motore. Canopy. RVR lo spengo perché sta spaccando la testa. Aia. Ho superato l'SA6, ho superato. Tu non sei appellabile per la connessione di Ginevra. Carrelli. Ciao Caster. Dove cazzo sono i... C'ho fame. Perché? Non ok, decollo? Stasera vogliamo... Decollo perché non va? Che palle. Ok, stasera russi, stasera siamo russi. Stasera vogliamo col MIG. Ce l'ha il no swiss steering in questo? Non ce l'ha. Oh, ok. No, ho finito il carburante, ma porca miseria, non è possibile.
cazzo. Non ci ho pensato. Peccato, peccato. No, scusa. A terra ricaricare un po' di carburante. Peccato. Reparation. Io ho bruciato quasi tutto il carburante. Senti che figata quando frena, sembra il pullman. Sì, sì. Allora. Probabile che avranno riciclato. Vero? Freno. Ma questi aerei qui, strumentazione tutta analogica, non sono... Sì, quella sì. Cavolo. Tutta old school. Infatti. Ah, è fantastico. C'ha... Questo c'ha... Quest'aereo c'ha un rapporto di spinta 1-1. Quindi è... Entra in pista. Volete fare il... Ah, sì, sì, sì. A quanto arriva? No, c'è il paracadute? Non esce, boh. Sì, sì, perché era troppo veloce. Pensavo di poter attaccare col paracadute, ma non è uscito. Voi uscite e l'ho rotto. Sì. Soci adesso, vengo giù. Dove devo venire? Sì. Ragazzi, sulle dark display non si vede un cazzo. C'è un altro modo per guardare la bussola? F2. Ok. Allora. 102. Invece io devo andare a 100. Fermato. C'è un modo per aumentare? Che mi va giù? Nelle DAP display, no? La luminosità? No. Provo a cercare, vediamo, provo, cerco, vediamo. Io c'è color e basta, color UHD. Sì, ci sta, ci sta. Add brightness down, add brightness up. Basta che cerchi add HUD nel insomma nel menu dei comandi. Scusate, posso abbattere la sem che c'è vicino a Sukumi? Perché dà un po' fastidio il sem che sta vicino a Sukumi. Mi porto una sì, sì, l'antiaerea, sì, sì. SAM. Non le parlo. Posto, ok. Mi porto un'arma. 150 secondi di riparazione e poi si inizia. Va bene, va bene. Ho chiesto... Niente, il cannone non va. Non mi spara sto bastardo. Adesso sì.
Sono che il cannone funziona in burst, eh? Cioè fa una raffica e poi, cioè anche se tu tieni premuto, lui comunque farà una raffica e dopo un po' riprenderà a sparare, quindi quello da tenere a mente Ok. quando spari. Sì, ma adesso mi è sparita la. Mi è sparito la prua, come cazzo si chiama? F2. Premi 1. Uno. Mamma mia, io non riesco a pilotare lo stereo, ragazzi, mi dispiace. Mi sta venendo il nervoso. Prendi il 18, no? O il 18. Però tu mo devi rifare tutto, non ti conviene a sto No, no, sto con questo, quello che viene viene, chi se ne frega. punto. Non so Però come cazzo questo. fanno sti russi a vedere. Ah, forse si vede anche qua la prua, ragazzi, aspetta. L'ho Ah trovato sì, dove la si vede. vedi in alto al centro. Sì. Poi a sinistra c'hai la velocità in chilometri orari, a destra l'altitudine in metri. Come in chilometri orari hanno la velocità i Eh sì, russi? Sì. perché i russi usano il Sì. sistema Eh sì. metrico. Metrico. Vabbè, però in aeronautica in genere non si usa Lo so, però i modulo. Ma russi loro sono sono blocco molto più rudi. sovietico. Sono un po' distanti dal resto del mondo i russi. Ah. Molto bene, sì. Ok, ho trovato la bussola, dai, ho trovato la bussola, è qua in basso. Però questo c'è un turn rate, questo caccia è fantastico. Sto arrivando. Ecco, invece adesso come faccio a sapere quando vi ho vicini? Allora, hai visto l'RVR? RVR, sì, l'ho acceso Vedi che adesso. vedi che c'ha delle sferette? Sì. Quelle rappresentano gli angoli dalle quali provengono le emissioni radar degli altri. Perfetto. Ok, quindi praticamente quelle davanti sono quelle che prendi da Quindi davanti, a capito? ore circa 20, a ore 30 ho un già pallino giallo. No, praticamente quelle sarebbero le ore 2, ore 3, 4, 5, Ah, 6. Poi ok, sì. devi tener conto che sotto e sopra le emissioni non le riesce a prendere l'aereo. Quello mi pare che vale un po' per tutti gli aerei. Quindi se tu per esempio stai in virata e qualcuno ti locca, tu non senti l'aggancio. Quando poi livelli, cioè porti le ali parallele al terreno, allora lì Ok. senti l'aggancio. Poi se tu vedi attorno all'aereo c'hai un cerchietto fatto da dei piccoli Sì. rettangoli che... Quello si accende in maniera, i rettangoli si accendono in maniera progressiva e ti dicono quanto è vicino alla sorgente che ti sta agganciando. Ok, per esempio adesso si sta aumentando. Quindi vuol dire che praticamente o tu ti stai avvicinando alla sorgente o lui si sta avvicinando a te. Ok. La stessa cosa. Sì, E vedo vabbè, l'altro. dietro e poi visto che sulla sorgente, sull'aereo c'hai un B e H. C'hai sempre un Sì, cerchio ambrato con BH. Quello, esatto. se si accende il B, se non erro, sono i missili a corto raggio e H quelli a lungo raggio. Se, Ok. quando, quando senti l'aggancio, ovviamente fa. E Il quando sei. colore adesso tipo giallo, rosso, verde, cosa incide? Quello, dire il vero, non lo so. Però so solo che se rileva un lancio di un missile, il cerchietto rosso si comincia a lampeggiare e senti. Ok. Insomma, inizia a strillare. Ok, io ho finito di riparare. Ora. Sono in atterraggio, col 18. Ah, io ci sono, però 1 5 2, ok. Sì, confermo. Devo atterrare? No, 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 rimani. Rimango in circuito? Sì, sorvola la pista. La sono molto avanti. Vabbè, io sono a destra. Sto fino ad accendere sulla sinistra. Premuto destro.
1-1-8 con Roger. Io intanto faccio un giro qui intorno. Comunque c'è la... C'è la... Sì. Devo trovarlo. Sta a sinistra in alto rispetto all'RVR. Vedi una... Una barra bianca che sì, dovrebbe stare intorno ai 4-3. Comunque non scendere sotto all'uno se stai lontano da una pista. Ah beh, allora sì, no, allora è pieno pieno. Danik, il carburante non dovrebbe essere un problema. Ma questo consuma, una volta che vai in afterburner lo puoi consumare anche in 5 minuti il carburante. Ok. C'ha, perché c'ha dei modelli talmente potenti, visto che spinta che ti dà quando c'è molto penna proprio, e quello nel dogfight è fantastico. Allora io sono pronto. Vi consiglio di non attaccare sempre l'afterburner, perché sennò quando poi arrivate nel dogfight siete carburante. No, no. Uno, uno, otto. Io però a voi non vi vedo. Insomma, non proprio nelle vicinanze. Sì, sì. Ragazzi, dai. Se no ci dobbiamo mettere in mezzo al mare, così loro possono avvicinarsi senza... No, vabbè, tipo su FH81 dovrebbe essere libero. Porco zio. Sì, devo fare F10 perché non vi vedo. Ok, vi ho visti, siete vicino a me ma non capisco dove, forse sotto. Io sono a 100. Sono, mi avvicino a te, Iena. Io vado dritto. Sì. Sento il motore, ma non ti vedo. Minchia, sono accecato. Che altitudine sei, Iena? Boh. Leggi in alto a destra dell'AD. 3180. Ok, ecco. Chilometri. Non andare sotto... Gli Hornet dove sono? Vai ragazzi, incontriamoci a FH81. Prua 199, quindi io devo guardare qua 199. Boh, io, ma porca di quella puttana, ma cazzo che non vedo nessuno. Altri Hornet, tocca farlo da di noi il
Ah no, c'è Karambit, col mitico, sì, col mitico, col Mirage 2000. Mirage. Temibile quello. Resti devo fare F10, scusate, ma non vi trovo. Siete più bassi forse, bassa quota hai detto? Io sono a 3200 metri. Ti volevo andare con loro, ma... Rincontriamoci, tu devi girare per prua 230, Ian. Sono stato agganciato da qualcuno. Invece Karambit devi girare per prua 90. Sì, raggio. Ma ci sono Sam qui? No, dove stiamo andando? Quella che dava fastidio l'ho battuta. Che cazzo sta? Andando, raga. Zeus, prua 267. Chi? Ora a me mi tocca Karambit. Che mi gemma. C'è il gemmer, vero? Il Mirage? Gemmo pure io a sto punto. Merda, però io ho sbagliato. Comandi, altri missili. Chiamate il merge una volta che incontrate il bandit. No. Che è successo? Sto cazzo. Oh, mi sta spanculando il... Beh. Mercoledì. Io ragazzi, cioè, è una roba 16, scusate. È una roba impressionante, io non vi vedo, sembra che sono su un altro server. Io lasciamo stare, sono incastrato. Vai. No! L'ho sentita. Ma dai, perché non mi fa il jettison sto cazzo? Dai, oh, va. Vai di cobra. Devi dare 8. Scusami, facciamo a turno. No, chi è che mi ha battuto? Ma non t'ho battuto, mi sa. Sì, praticamente. Sì. Ti avrò colpito, sì. Dala. O ti ho finito tutto. Mi hai tirato giù, sì. Non ho più niente. Ho spento tutti i motori. 30 mm non perdona. Sì. E allora arrivo poi. Vado a coprire Zeus.
l'hai vicino, Attenzione, piena. Ah, ma non, non, ragazzi, io non vedo nulla. Io voi non vi vedo né voi né loro, niente. Non è facile avere. Ci vuole però, un bel po' di pratica. Però usate, usate la mappa, l'F10? No, no, no. Ovviamente no, come fai? No, io la mappa adesso l'ho aperta un attimo per vedere dove siete. Mi siete dietro il culo, ma non c'è nessuno. Non è che sono su un altro server. Non è che stai con chi stai giocando. No, i bandit del radar. Sì, sì. Eccola, apposta. Ma il combattimento sarebbe folle, dai. Cioè, diciamo che neanche c'è il tempo di star vedendo. Cazzo, ma almeno, almeno ragazzi vedere un puntino nero. Io non vedo neanche i puntini. Comunque dai, non è possibile, ora che ce l'ho davanti a me, perfetto, non ho colpi. Ah no. Esatto. Io so che c'ho qualcuno dietro, lo so che c'ho qualcuno dietro, ma non lo vedo, è invisibile. Ce vedi ora, perfetto, guarda, guarda, guarda come esplode da ora. 16 c'è il jammer? Di sì. F16. Nice. Vabbè, Zeus, non lo so che facciamo. Abbattimi, che ti devo dire? Vabbè. Mi sa che finisce prima a me che a te. Non credi? E poi come faccio a sapere se sono amici o nemici? Devi girare, proprio. Cazzo. Non so se c'ha il data link questo aereo o l'IFF, però so che ti devi solamente girare. Controllare. Dici contro luce? No, beh, ti devi vedere se, se chi, devi identificare chi ti... Non c'è un modo per identificarlo, come posso dire, elettronico? Ah, ok, allora... Buonasera. Ciao. Ciao. Uno mi lock. Chissà perché, ma non mi fido troppo di queste cose. Di Zeus, no, no. Io mi defilo dal duello aereo, faccio come la Svizzera, rimango neutrale e devo provare un paio di cose, ragazzi. Quindi se vedete un Mirage che svolazza, non abbattetelo. Mi sento preso in causa però, Perché? Perché sono svizzero. Allora, faccio come te e mi rimango neutrale. Allora, dov'è il carburante? Vado a riarmare anch'io, allora. Tra l'altro hanno anche messo una bella cosa per chi piace la simulazione molto pura nel Mirage. Hanno anche aggiustato il carburante. Cioè ora te lo devi mettere praticamente tu come, diciamo, contatore di carburante, perché sennò rischi di rimanere a piedi. Prima, sai sul Mirage che c'è quanto carburante hai, no? I galloni, i chili, comunque. Ecco. Dai il contatore di destra e il contatore di sinistra. Adesso praticamente nel contatore di destra, che è quello dove hai tu il carburante generale, devi mettere la quantità che trovi, sai, nel cosciale con K, con maiuscolo K. Sì, devi praticamente... Lui ti dà un... Se non io breve, adesso sono passati due aerei. Li ho visti per la prima volta. Sparo, non sparo.
Identifica. Nel dubbio meno. Un brutto problema. Mi sa che ho finito la bestina, ragazzi. Nel dubbio Benzina. Mena. Carosene. No. Ma stavi sempre in post bruciatore? No, però è un po' che sono in volo, Leggi quanto c'hai sotto. C'è l'RVR, quella tacca bianca. Quella, insomma. Allora, vicino all'RVR, tacca bianca, è zero. Quanto c'hai? Zero. Che senso vero? Leggi il numero. Zero. Ah, zero zero, proprio? Sarò là. Ha messo frecciato via un aereo da parte, non so chi fosse. Quanto ti dà sopra? Sopra la tacca ti dice quanti chilometri sparato. Puoi fare, quanto puoi fare? Boh. 42. L'ho visto. Allora vuoi tornare all'aeroporto? Dimmi. Grazie. Allora tocca fare io contro Zeus, dai. No, Mico, ormai io sono qua. Vai, ecco. Perfetto. E vabbè, amen, dai. Tu, Sì, io. Ah, sì. Sì. Pure il Mirage però è una bella pista da sì, sì, adesso io non sono tanto buono nel attuale. No, più che altro pure io facevo schifo, facevo un sacco di pratica. Botto di pratica, devi stare. La cosa più importante è tenere d'occhio l'avversario. Purtroppo se si sbaglia quello poi finita. No, sai cos'è? Che io non ho nemmeno purtroppo non avendo il tracchetto. Allora sì, immagino. Perché ne ho superato uno davanti, però purtroppo non lo posso tenere in contatto con gli occhi benissimo, perché uso un analogico per girare la testa, quindi... Immagino, sì. Sei solo col cannone? La sì. Sfida. Solo cannoni. Stasera solo cannoni, però allora. Velocità di atterraggio questo aereo 300. Ok. Sì, non oltre, perché poi sennò rischi di bruciacchiare le ruote. Da dove partiti? Da Kutaisi? Un attimo che io sto... Vabbè, però non ci conviene far decollare tutti un po'... Vabbè, no, giusto, decollano tutti da Kutaisi, bro. Chi sta atterrando a Sukumi? Qualcuno? No, io sto sorvolando. No, perché ho sentito qualcuno... Io sono a Sukumi, sono in finale. Sì, ti vedo. Però non è Sukumi. Non penso sia Sukumi. No, io sono sopra Sukumi, ma non sto atterrando, quindi sono a terra, cioè sono appena atterrato. Madonna, che botto che non ho spaccato tutto. Caduta. Ah, si è atterrato, quindi sì, ce l'ho fatto. Però l'ho danneggiato, ragazzi. Ripara, tanto 160 secondi è riparato. Per riparare bisogna spegnere i motori. Sì. Sono fermo su pista, su Kumi, occhio però, Va bene. Allora provo a fare un paio di giretti con Mirage, poi
perché non capisco su sto server, non so se è un bug o meno, non funziona bene l'ILS, non riesco a capire. Bug. Anche secondo me. A me l'altra volta funzionava, sì. Funzionava l'ICLS per la porta aerea. L'ICLS, a me sai cosa non va spesso? Il TACAN, bravo. Ogni tanto... Una volta sì e una volta no. Fate una menata di cazzo. Creazione tattica, cane che abbaia. Hai sentito proprio? Ok. Mi senti qui sopra la testa. Mi assento un attimo, ragazzi, arrivo subito. Stanno filmando. Secondi, madonna. Sì, sta un bel po' prima di sparare. Bella, bella tenuta, chiunque. Ok, mi ritiro proprio perché ho finito il carburante. Eh no, non si scappa. No. Sì, mi imbarca, non ci sono fannulloni. Vai, abbattimi pure. Ma chi è? Aspetta, questo col 16? Sì. Ci riesco? No, ci riesco. Ho shootato, però c'è un altro dietro, quindi... Sono sempre io. Eh no, qua c'è un 18 qua. Oh, e quanti sono qua? Se non avessi finito i colpi di cannone già ti avrei battuto. Ma non vado a 25, dai. Grado giù uno. Questo AMD qualcuno se lo prende? Riuscirà. Boh, vediamo. Forse lui quando uscirà proprio completo, vediamo. La pace mi interessa quello... di più. Sì, se dovessi scegliere. Sì, pure io se dovessi. Oh, com'è che non mi aggancia? Io per ora, guarda, ho solamente due moduli, perché se mi metto a prendere altri non imparo più niente. Io il Mirage per usarlo un pochettino bene ci ho messo un anno e passa, proprio per imparare quasi tutto. Ora sto iniziando con l'F18, se inizio a prendermi altri non imparo più niente. Devo atterrare, che sennò qui finì fuori il carburante. Però l'Ind mi stuzzica, forse quelli più della Apache. Però l'Apache è un aereo, è un elicottero molto Cioè, c'è un sacco di armamenti, un sacco di... Sì. Beh, anche l'Ind, non scherzo. Sì, però... Poi, vabbè, se posso dare un consiglio, salva di soldi per l'asse intruder della Hitler, quelli stessi che hanno fatto nel 14. Allora... In realtà, già... Sì, l'asse intruder. Non avete visto all'ultimo volo, non mi ricordo. L'ultimo attacco, ecco, il film. Sì. Ecco, quell'aereo lì, ma no, è fantastico. E sarà la versione. Oh, chi è che mi spara? Terraggio. Oh! Questi attacchi molesti. ce la faccio. Mi so... Carburante. Ok, ma pieno di carburante.
devo prendermi un cazzo di track AT perché non posso andare avanti. C'è un'applicazione, un telefono abbastanza moderno, c'è un'applicazione sì, che costa 10 euro e un po' compensa, però è, funziona abbastanza bene. L'importante è che già la faccia bene. Sì, me l'avevano parlato. Che mo scappa, che... Ah! No, no, Mr. E-K. Sì? È lui, penso che è lui che mi ha... Stava... Sì, ero io. Allora... niente, sta scappando. Oh, no, no, sta scappando. Sì. Ma è scomparso? Non vedo più. Vabbè, io atterro perché c'ho veramente 0.5 di carburante. Quindi... Faccio un po' di prove di navigazione. Traggio non si spara. Attenzione Iena che sta atterrando, eh? Iena è andato via, giusto? FK. Ah! Oh. Rieccomi ragazzi. Hai preso, eh? Fai usa calcola sta... che tu sai guidare, io la prima è il secondo giorno che uso gli aerei. Giusto? E dare danno. Ok. Ciao Bruce. Ciao bello. Tanto ridi collo e mo li buttiamo giù. No, no, no. So... Chi spara sulla pista? Ero io, scusatevi. Bene, per lui abilitiamo i missili. Oh, oh. Ah sì? Da quando? Di Ginepro. Di Ginepro. Sì, sì, perché tu in guerra tu guardi la convenzione di Ginevra. Mm. Ma se la perdi. Ma lui ti fa Strescina. Allora. Proviamo a... Tanto adesso tra un po' precipito, non ho più benzina. No. Via. Ma ne hai volto compla... Ah, devo spegnere i motori. Anche qui per riarmare. Oh, chi è cacchio? Benissimo. Zeus. Quando vuoi ti faccio l'addestramento con l'F16. Sì, oggi stasera ho finito il lavoro, quindi di pomeriggio possiamo volare tranquillamente. Adesso dobbiamo fare uno versus io e te, uno contro l'altro, dobbiamo provare. Proviamo, dai. Perché non va lì? Non c'è nessun altro. Io sono in volo. Io sto decollando ora. Datemi un attimo. Vai, vai. Scomparso. No, usa, c'è un comando che si chiama aspetta, questo allora.
Allora, dovrebbe essere nel su 33, dovrebbe essere, aspetta, te lo dico. Poi no, non ho più colpi. Lo stick deflection limiter override, che è Y. Chi è fermo sulla pista di succumi, ragazzi? Io. Ok. Sto quasi finito di riarmare. Vai tranquillo, allora io dovrei... Mi dovrebbe bastare questa pista, però, eh? Sì, ha voglia. Ok. Niente, niente, niente. Oh, pagato per 5 euro sto MiG 29 è fantastico. Oddio, a voglia, sono proprio nel mezzo, non lo so se ce la faccio. Sì, sì, io ho partito pure più là. Da come c'ho il muso, ce la faccio, dici? Ah, no, 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 mettiti in pista, se no, no, ti ribalti. Devi riallineare la pista, se no. Sì, ma allineato, ma dritto come dritto per dritto così? Ce la faccio, non è morto, sono a metà pista io, eh. Sì, sì, ce la fai, ce la faccio? Ok. Metti il post bruciatore e decolla da solo. Non devi neanche tirare su, praticamente. Ok. Se freni e poi... Niente, non va. Se sono un po' storto. Ok, va, accelero. Assolutamente non va verso... Non ho mai pilotato. Giuro. Vai, tira su. È esagerato. Ok. Io sono pronto a riaccendere. Però il dogfight è veramente troppo figo. C'è nessuno in giro? Sì. Io sto atterrando a Kutaisi. Sì. Io sto andando verso Suku. Anch'io. Niente, non funziona l'ILS. Pagato, vedazzi. Sì. Sei sopra di me? No. Non l'hai mai mollato. Se si è visto. Adesso devo andare a cercare un aeroporto. Cioè. Che se no o precipito perché... è un giocattolo, nel senso è molto maneggevole, molto maneggevole. Poi puoi andare giù in picchiata e tirarlo su, basta andare di flap. E attenzione a non tenere troppo i post bruciatori, eh? Ok, dove vedo gli RPM? PM, allora, cosa Deus? Vedere da... Eccoli. Hai visto dove c'è l'indicatore del carburante? Sì. In alto a sinistra di quell'indicatore, ecco, c'è devi... scritto RPM lì. Con questo aereo dentro... può mettere il coordinate del rapporto? Ah, ok, era il post bruciatore, sì. Minchia. Devi vedere che... 339 mi sa che non funzionano. Eh sì, lo stavo dicendo. Se non ricordo male, no. Ok. Perché, cioè, c'hai qualche cosa davanti. Cioè, c'hai tipo il pannello, sai, Tarkan, eccetera. Però mi sa che non funziona. Ok. Soprattutto poi con l'aggiornamento della mod, che si è un po' bagliato tutto. Quindi l'ATC non funziona? No, l'ATC forse sì. Non puoi inserire i Tarkan e okay. Altre robe. Allora. Sì, è il MiG questo, Bruce. Qualcuno mi ha agganciato. Io non so se ci arrivo in aeroporto, cacchio. Dove sei, Dragon? Sono appena decollato ora. Ok, sto ritornando verso... Io non so neanche qual è. Tutto. Okay. Ah, non era Kutaisi. Ok, ti vedo. Ricorrego prua.
Ne hai uno dietro, eh. Tu stai venendo verso di me, te lo fai se ce l'ho uno dietro. Vai, vai. Attenzione che ti ho sparato. Detto. Sta sparando. L'ho detto che non arrivavo. Vai. No. Avevo 0-0 di... Attenzione, ti spara. Volteggia, volteggia. Cado. Porca miseria. Vai io. Ragazzi, io perché non li vedo allora? Io non vedo nessuno, ragazzi. È la pratica, purtroppo. Ok, chi è davanti a me? Ah no, io l'abbiamo battuti per ora. Ok. No, io ho già fatto il rifornimento. Abbiamo tutti, io sono pieno. Ma qua è su come non è nostro questo qui? Ok. Mi accosta la tua destra, Iena. Vira a sinistra, Iena. Ok, io ho dei lampeggiamenti, c'ho una spia a sinistra, non so che cos'è. Ragazzi, cos'è sta spia? Continua a lampeggiare. Cos'è? T'hanno... No, questa spia si è accesa adesso, ragazzi. Non è che t'hanno colpito un po'? Controllo da fuori. A me qualcosa... un messaggio è uscito. Ora non mi ricordo che cosa ha detto, però un messaggio che qualcosa... Rallenta, Iena. Sto rallentando, sono proprio fermo. Sì, no, ragazzi, mi ha colpito per forza, perché l'aereo non lo tengo più. Senti una voce che continua, ti dice, che ti dice? Lo so. C'è scritto Octaba ol... Comunque... C'è scritto. Zeus, comunque... Io ritorno all'aeroporto. No, sicuramente mi ha colpito, dai. Dobbiamo fare il combattimento prima che stacco. Ti giuro che non ho mai pilotato. Mi ha colpito, sgancio le taniche. Faccio un controllo io, vediamo ora. Aspetta, rallenta un pochettino, Zeus. Ok, sto rallentando. Metti metà manetta. Aerofreni. Servono... Quanto stai? Leggi in alto a sinistra? Sul LAD? 890. Ok, scendi in discesa. Scendi a 700. Sto scendendo. No, comunque, vedendo dall'F2 l'aereo sembra a posto. Sì, non sembra. Ragazzi, che cazzo c'ha l'aereo? Non si tiene comunque, guarda. Premi livella e tieni Alt più 4. Alt? Più 4, quello ti tiene l'altitudine e diciamo la non so, ragazzi, non... a parte che non mi scarica le taniche, non so perché. No, non ce l'hai più, mi pare. No, ce l'hai ancora. No, sì. Ce l'ho. Okay. Sono livellato, provo. Ecco, forse adesso l'ho sganciato, ok. E devo stare attento a non piarmela in faccia. Allora, la spia è quella a sinistra, è tipo una croce rossa che lampeggia. A sinistra? Ah, ok, sì, c'è qualche sistema andato. In avaria, sì, dai, per forza, ragazzi, dai, vado a atterrare. Ti ha colpito lui? Secondo me sì. Allora, è quello. A me un messaggio è uscito, però... per una frazione di secondo. Sì, sarà un damage di, non so, 10%, non lo so. Anche di me. Vai, Zeus, ci sono, Ciao a tutti. 3.000. Allora, Foxtrot 1 in atterraggio per Sukumi.
è che fino a quando ritorno, certo. Che palle. Sì, ci sono. Bella armi. A destra c'è il pannello spie, ma sono in cirillico, Bruce, non si capisce niente. Ah, buono. Arrivo. Vado a pareggiare. E allora vado con i rossi. È giusto. No, non riesco a tirare così, ragazzi. Vado. Ormai sono in finale. Sento. Vai, ce la fai. Piano, ok. Piano, buonanotte. È stata una briscola. Faccio. Guarda questa cobra, Zeus. No, ma... Sì, più o meno, perché ho paura di stallare troppo, quindi... Ragazzi, è impossibile pilotare questo aereo. È una roba assurda. Ci vuole pratica, è molta pratica. Però c'ha... Sì, un po', forse delle curve. E poi altra cosa, ti devi settare il trim, perché questo aereo non è come il 18 che trim. Lo provavo a trimmarlo. Ma... L'aereo ignorante. Sì, un aereo... Ah no, ce l'ho il carburante, voglio. No, mi dicono che non mi hanno montato il rotino. No, il rotino c'era prima di attaccare. È l'assicurazione che non paga. E non hanno stretto la brugola. Aereo c'era tanto. Sono fermo in pista, in occhio. Pista, Chi ha il 18? Chi è che sbalazza? Lo devo buttare giù. Con WWF. Ma tanto pulisco lo spazio in turco. Ulula di nemici. Vediamoci un po' di battaglia. Beh, cazzo, io devo andare a fare. Ci sono modi che cambiano l'alfabeto del cockpit? Sì, ci sono, mi ha detto che ci sono. Sì, ma puoi anche mettere le voci del cockpit in inglese. Fatto. Quello, quindi. Allora, sta decollando un Su-33. Ma il 18 se ne va? Poi il 18 se ne va. Devo fare benzina, porca troia. Ah, allora ti lascio in pace, te. Non ti stavo... Non volevo attaccare l'afterburner per riservarmelo per Zeus. Quindi vado coi blu, ok. F18, quindi. Ma quello che ho capito. E devo studiare un attimo un po' il cockpit. Ma solo cannone o...? Solo cannone. Che bella. Wow, direbbero. Allora, iniziamo? Io c'ho ancora 90 secondi. Quando sei pronto, chiamiamo il merge. Beh, cioè... Ok, allora vi lascio stare. Scusate, mi allontano. Pronto? Ragazzi, io faccio delle prove al poligono di tiro. Con gli harpoon sulle navi nemiche, ok? Con la C-18. E niente, ho appurato che... Allora, il carburante adesso ho capito qual è. Quindi sono visti. Thank you.
Voi lo usate il radar quando fate il dogfight? No, beh, solo per agganciare e poi cannone. Senza sparare, ma ho vinto. Alla magia dei, dei MiG. 8, ecco. Dai, dov'è armi? Sto attendendo. Faccio un po' di rifornimento pure io. Arrivo con il triangle. Ah, no, oppure ce n'è un altro. Sì, posso batterti? Vai, vai, proviamo. F16. Oh, si è succhiato. Track. No, mi si è incriccato tutto. Chi? Mi si è inchiodato il gioco. Perché la torre di controllo non mi dà il permesso? No. Non risponde. Ma sei crashato ultimamente, guarda, crasha sempre. Crasha molto proprio... nell'editor, sì. Beh, i miei compagni due cacchio sono loro. Fast F16. Ok. Foxtrot in decollo. Sono da solo. Oddio. Poco sarai tra il mare o il terreno. Quello è anche vero. Flap su o flap giù nel decollo per questo? Ma ha talmente... Smontali. Sì, infatti mi sembra che la dotazione opzionale. Fanno peso. Ah, insomma. Più che altro il meccanismo. Tanto il resto... Ah, qui c'è una, una o zero? No, no, faccio zero, dai, dovrebbe decollare lo stesso. Vado. Oh, ma che ca... Che è successo? Crashed. Cioè, no, c'avevo un... Cioè, avevo qualche problema all'ala. Okay. Ah, allora non avevo preso ieri, avevo preso Drangro. Perché mi è appena uscito il messaggio che ti ho distrutto quando non ho fatto assolutamente. A me qualcuno, ragazzi, mi ha preso perché l'aereo è impazzito solo una volta. Dopo che mi hai sparato, è impazzito. Allora, Shiftel. Tutto tuo. Oh, stai fermo. Ma di blu sono solo io. Arrivo, eh. È tempo di accendere un attimo. Porca puttana. Ah, ma no, sono solo l'unico che sono su Akutasi, cacchio. Che palle, ragazzi, però. Non va il Takan di nuovo.
Cortelli non va al TAC. Chi è questo? Ah, vabbè, vedo che è già braccato. Lo lascio stare allora. Ah, proviamo così. Perché non sali? No, è vero, cacchio, non sale. Butta su sto cacchio di muso. Niente. Sei troppo lento. Hai messo i flap? Sì, i flap ci sono. Aereo freno è su? Sì. Ma stai decollando? Sì. Non va. I parcheggio sono spenti? No, sono a massima velocità e sto sulla pista, ma non sale, anzi tra un po' vado per terra. Ti vedo. Ah, sei troppo pesante. Okay. Sono esploso. Ragazzi, chi ha usato i missili? Ci sono dei SAM, allora, ragazzi, qualcuno c'è? Sì, che? Ne ho battuto uno. Perché ti ho battuto col cannone. Cannone? Sì, era di eredità. E che io, ragazzi, allora mi dispiace, ma non fa per me questo. Io non vi vedo. No, ma è uguale! Cioè, non è questione di aereo qui, è questione che non vedo nessuno di voi. Allora, tieni aperto sempre. Allora, vabbè, Zeus ci avrà il radar spento. Tieni acceso l'EV. Guarda lì sopra, oh. È lì sopra che ci avrai tutti quanti gli aerei che ti appaiono. Almeno più o meno la direzione. Che c'è, Nala? Comunque è normale, se sta iniziando ora con DCS è normale che anche col dogfight è normale che fai fatica. No, io il dogfight l'ho fatto quello che è in single player, ma lì sai ti viene il quello rosso, quello come si chiama, il numerino. Sì, ti viene cioè, è facile. Ah, se non altro sì. Ho imparato come far partire. Per esempio, allora, se io adesso guardo l'RVR, io ho due pallini qui, due cazzo di pallini, vuol dire che ci sono due aerei? No, non vuol dire che... No, vuol dire che più o meno la direzione dell'emissione che lui rileva è da quel range. Ok, quindi più o meno... però c'è qualcosa, certo, non è che non c'è nessuno. Ma no, per qualcosa ci deve essere. E non sappiamo che cos'è. Lo puoi vedere sul radar tramite quello che ti ha detto Zeus, cioè sono rettangoli o cos'era, quadrati? Scusate, il radar non c'è qui. Perdonami Zeus, quale radar? Perché qui è tutto analogico. Il radar lo vedi sia sullo schermetto a destra che nell'HUD. No, il radar premi... Sì, come no, premi... Sì, premuto I. Vedi che ti compare questo reticolo e c'è un quadrato al centro? Un rettangolo, scusa, al centro. C'è un triangolo al centro. No, c'è una X. È una lineetta. Dovrebbe esserci un rettangolo con delle tre, una lineetta verticale e due orizzontali. Negativo, ce n'è solo una, forse perché sono a terra. Aspetta che guardo la stream, eh. Vuol dire che è un nemico tra 1 e 10-20 gradi. Un nemico o un amico? Perché prima me lo segnava lo stesso, anche se c'era Drago. Poi le lettere al centro ti dicono l'altitudine, se è più alto o più basso.
Allora, vai, premi I. Allora, premuto I, sto premendo I in continuazione, ma no, penso che non cambi niente. E scusa, premi 2. Eseguito. Lo stream. Ok, ora premi I. Eseguito. Ti compare un reticolo? Negativo. Strano. Ma può darsi anche perché sono a terra, eh? Beh, si sì, sì, a terra e spento il radar. Mi può darsi. Provo a mettermi in volo, dai. Devo capire sta cosa, sennò è inutile. Allora, qualche F-18? Io sono in volo con l'F-18, ma sono in mezzo al mare. Ah, va bene, ok. Anch'io sono. Dove armi? Vai. Ci vediamo sopra su Kumi, eh. Ok. Non troppo bene. Non ho un'ala, vedi un po' tu. Senza un'ala. Sì, ho visto che perdevi carburante. Tu come stai? Vediamo. Insomma. Il fight, chiamate il merge, eh? Cioè quando vi riunite con Nico, va uno verso l'altro e si inizia il dogfight. Sennò poi, beh sì, dai, penso che facciamo solo cannone, di solito è meglio. Esatto, quindi, al contrario, però una proposta pure a 180. Quello però se usi la manovra per il Cobra, che ti permette di avere tutto lo, allora ha tirato troppo. Devi farlo a 400, dovrebbe essere giusto. Dovrebbe darti un problema. No, io ero quello che ti cercavo, quindi. Allora, premo 2. Ehi. Che io sono adesso a... sì, adesso sì. Oh, ragazzi. Ecco, vedi. Perfetto. Ora, quello, se tu hai, devi andare negli adjust control, devi andare negli assi. Se hai due assi a disposizione, oppure le freccette, volendo. Le freccette sul tablet. Oh, chi okay. È che è qua vicino a me? Non lo so. Guarda, è già settato, guarda che figata. Che si sta, quindi, armando. Dovresti andare in adjust control e dovresti... Me lo muove già. Ah, perfetto, eccolo qua. E quello poi tu devi anche usare il... Una volta che tu vedi sul radar di target... Ah, sì. Cielo. No. Tu devi usare il tasto target lock. Come? No, non so chi è. Perfetto, che me l'aveva detto qual è, ma... Di che aeroporto state facendo? Ok, andiamo a metterlo, target lock. Per il dogfight andate su Sukumi, ragazzi. Ma cacchio sono io? Ok. Target... Kutasi, penso. Allora. Target... Ma col 18, dici? 18, sì. Un 18 alla mia sinistra. Bottone 3, target lock. Ah, okay. Ah no, che è questo? Fabri. Perfetto, è questo. Sei questo pronto con 18, ok. Quindi devo mirarlo dentro quel quel quadratino. Sì, lo devi mettere. Dopo io... Esatto. E dopo io ce l'ho sempre sul radar. Ce l'hai sul radar, se riesci a tenerlo sul radar, se ovviamente, perfetto. Tipo, se lui ti tira insomma, gira attorno a te, ovviamente il lock lo perdi. Ok, non ho un aggeggio tipo il casco, quello che abbiamo sì. Sul... Sì, se tu vedi, se vai in F2, sulla parte frontale dove c'è il vetro, vedi che c'è un bulbo. Sì. Quello è l'IRST, praticamente è una telecamera termica che puoi utilizzare insieme al casco per agganciare i... E per attivarla?
Per attivarla devi andare in Adjust Control e devi andare a settare il tasto che è Close Air Combat HMD Helmet Mode. Collision. Basta che scrivi HMD, dovrebbe uscire. HMD, ok. È il tasto 5 della tastiera. Quello tu miri con il con la io testa. Okay. Una volta che tu hai il visto dovrebbe apparire un cerchietto verde. Ti vengo dietro. Sì. Okay. In senso motorio. Esatto. E dalla destra, vai. Oh no, okay. aspetta. 25 o 7. Ah, fammi con F18. Aspetta, quella più vicina. Quanti corriamo? Uno dalla, dietro. Dalla 7. Dalla 7, ok. Allora. Zeus, dai, vieni qua che dobbiamo battere i 18. Ok, adesso mi dice che ne ho... Ok, qualcuno mi ha agganciato. Dove stanno? Come si sganciano le cose di carosene? Carrio. Sul 339. Sul 339 sai che non lo so. Ok. Prova a cercare il tasto nei comandi. Ammesso che ci sia. Sì, adesso vado a cercarlo. Mi metto... che mi aggancio... Zeus, sei tu? Partenza. Oh no. No, pensavo. La colpa è tua sempre. È che mi locca. Anche a me. Ragazzi, dovete chiamare il merge. Sì, c'è un 18 che mi ha alloccato pure a me. Anche a me. Sto venendo a bombardare il vostro aeroporto. Che facciamo? Giriamo ora a sinistra e decolliamo? Lo so, Fabi. Sì, dai, va bene, va bene. Okay. Se purtroppo... Ciao, Ema. Purtroppo è una cosa... che non so come spiegartela. Quando ci sei dentro è una droga, questo qui. Ok, sembra che stiano funzionando. Io sono sul nostro aeroporto, ma non vedo nessuno. Mi sgancia le taniche, porca miseria. Dovrò convivere con questo handicap. Partenza da Cubuleti. Che non vedo più l'F18 che era Cubuleti, eh? Dove è andato? Gemma, pure te. Giuliano, Gemma. Mi allineo. Gemma, Giuliano. Ma perché non sale? Non sale sta cosa. C'è Willy Wonka, sì. Quello fa salire tutto. Rombo amico? Non saprei dire. Deus. Rombo amico? Vado al 100% ora. Rombo amico? No, il rombo amico o nemico? Il rombo è nemico. Quando ho mirato. Io vedo rombo. No, lui ha già alloccato.
No, non è quando so. Tu hai già il lockato praticamente. C'è già il lock e sull'add. Sì. 10 gradi. Vai, vai, vai. Non lo so, io ho lockato qualcuno. Lo so, ma per vedere, perché non vi vedo. Non vi vedo. Ok, di qua. Porca miseria, queste tane che ti uccidono, mamma mia. No. Ci vuole decisamente le respawn, perché sennò ogni volta stare a... Sì, infatti, ogni volta ci vogliono 3 ore prima che fai la startup. Verone, sì, ti vedo. Scendo un po', perché siamo decisamente troppo alti. Ah, ma era Armi quello con cui stavo combattendo? Ma non ci sei più? No, perché con le taniche maledette che non si sganciano, mi hanno tirato giù. Quindi posso dire che è vinta questa. Ma tu hai visto dei colpi di cannone che ti arrivavano? Sì, sì. Ok, ero io quello allora, sì. No, ma ti avevo visto. Il bello sì, che sì, ti ho inseguito per un po', poi appena mi hai detto bisogna avvisare, okay. Non ti ho sparato perché ti ho seguito, no, bisogna avvisare. No, in senso di bello, giocare a guardare il caso tipo inizi... lo so, ci mancherebbe altro. Perché se no ti stavo dietro da un po' in realtà. Ah, ok, vabbè, no, allora se volete, ma c'è qualcuno. Si fa senza merge. No, il merge più che altro per farlo partire E4. Guarda. Eccolo. Vai. Allora, se lui va in stallo tu usa la cobra. Prendi subito. No, se la fai... Frustal cobra. Dichiaro! Maresciallo Vulvo ha detto che non so più il carburante. Chi mi locca? No, sono io da dietro che... Non capisco perché ti tocco in continuazione. Vengono i coglioni. Sto decollando un attimo. Me lo prendo io, ma ho finito il carburante e non mi riprendo più. Guarda. Arrivo. Hai vinto, Armi. Mi sono schiantato da solo. Quanto cazzo è complicato questo, ragazzi. C'è solo una cosa positiva, sto amico, che parti subito. Stallo per doppia velocità. No, nelle curve è fantastico. Cioè questo dirà anche 50 gradi di angolo d'attacco, cioè... No, bisogna conoscerlo ovviamente, ragazzi. Non sono riuscito. Ah, pure tu. Ma tutte e due abbiamo fatto un bel tuffo. No, dai, che volevo fare fuori Armi. Stretta un po' troppo. Obama? Lei sta per... Qualche altro 18 da buttare giù, no? Ci sono io. Vai. Sto arrivando, Difficile il dogfight. Però è figo, molto. No, secondo me se conosci bene l'aereo, prima o poi ce la fai, però devi veramente conoscerlo. Ma più, poi altro, devi conoscere anche gli altri, come combattono meglio. Per esempio, c'è certi aerei che... Certo. Combattono meglio andando in verticale, altri fanno il turn fight, cioè...
Perché? Io sono vicino alla Zauta. Prendo bruschette al camino, ci sono anch'io subito. E Pippo, un po' meno. Minchia Zeus, mi fai venire in caldo. Dovremmo usarli, però almeno i 9X dovremmo usare. No, i 9X no, per i dogfight no, dai. Ciao Caster. Due, almeno, ma... due a disposizione. No, ma, però, ma non per il numero. Il 9X c'ha praticamente 90 gradi di torno. Praticamente se ti passa a fianco il 9X ti prende. Cioè è impossibile da evitare il 9X. È un angolo dispersato assurdo. Perché c'ha il tratto solo così, dai, ragazzi. Il 9P o il 9M, poi quello ok, va bene. Perché quello lo puoi evadere tranquillamente. Se, insomma, se sai come si fa, ma il 9X... Non solo per quello, ma perché c'ha il 9X non ha il sensore infrarossi, ma ha proprio una telecamera termica, quindi lui vede proprio l'aereo. È impossibile. Non voglio dire che è impossibile, ma è una bruschetta, aspetta. Fabio, una bella bruschettina. Quasi impossibile confonderlo con i flare. Un po' di pomodorino fresco? Ciao, Nick. E magari proprio una sporcatina d'aglio, proprio così. Sì. Solo che non alle 23, però. Vabbè, tanto l'aglio ti dura molte ore, quindi anche se lo fai alle 7 di sera non cambia. Però sempre buono. Sulle freselle anche un bel pomodorino fresco. La frisella è altra cosa, eh? Attenzione. Ragazzi, io faccio l'ultimo tentativo con sto aereo. Fabri. Muovo. Maresciallo Bru a tricitriglie, dice. Chi è sto maresciallo Bru? Andiamoci. Cosa ti sei guardato, Fabi, di film? Foxtrot 1 entra in pista. No, solo Top Gun. Di questo aereo mi piace solo il rumore del freno. Non ho capito che hai detto, Zeus. No, ora... No. Ando per il vertical. Wow! Successo! Appuntato. Appuntato. Bene, ragazzi, io per stasera stacco. C'è stereo. Fatti abbracciare, pensavo dicessi fatti abbracciare, invece tu subito fatti abbattere. Bello, tu racconti la tua famiglia. Dai ragazzi, ci vediamo, mi sa, settimana prossima. Raga, io tra gli allenamenti e le cose, lo sai che vengo martedì, posso prima. Bene, ragazzuoli, buon divertimento e buonanotte a tutti. Ciao, ragazzi. Ciao, caro. Ciao, carissimo. Magari, aspetta. Soprattutto che se no, non so cosa è successo, ragazzi. È impazzito. Non mi dava su, non mi dava giù. Ecco, ora c'è. Vai. Niente. Chi è che mi ha agganciato? Io ho agganciato qualcuno, un rombo. Non più. Perso. Vai, 16.
Sì, ma tanto non ce la fa lui, No, non ce la fa di trust. Vedi che sta faticando. Pane e Nutella, Fabi. Vedi su. Ma è sempre storto. Ragazzi, non sto tirando. Ecco, sì, ma quello è il fatto, ma poi io aspetto il momento in cui lui perde l'energia e lo frego. Sì, ma prima o poi lo farà, lo sbaglia. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Allora, sui carrelli. Riduco. Hai ragione anche te, no, ma è già due volte che cerco di decollare, sembra che non sono più neanche capace di decollare. Cioè, qui il 29 come deve fare per toglierselo dalla coda? Oh, no, non ho 2 contro 1 però. Bello. Magari fatela spiegare dagli altri. No, molto niente, boh, non lo so, non ho sbagliato qualcosa sicuro. Vediamo il combattimento qua. Vai Drango. Vai Drango. Bello. Bo. Grande Bruce, dopo la guardo. Sì, vabbè, la pazienza. Che spettacolo, io mi sono schiantato da solo. Questo è il bello del MiG 29 che c'ha la super manovrabilità. Ok. Quindi... Non lo vedo più. Io non lo vedo più, l'ho visto un secondo e è scomparso. Sì, sono andato al bagno. Ah, ok, ecco. A terra che... Oh, vediamo se così riusciamo a salire. Non mi sentite. Io a terra, ragazzi, che ho bisogno di carburante. E tra un po' stacco, anzi devo staccare ora. No, c'ho 800 cos'è, litri libero, sono in bingol. Tanta roba sto MiG 21 e il 29, ma perché non sale? Oh, minchia, oh. Cado, volevo fare il dogfight con armi, dai. Il svantaggio di questo è che consuma tutto il carburante, purtroppo. Dogfight, hai finito. Quindi tu vuoi iniziare con DCS? Quindi tuo fratello vuole iniziare con DCS? Mio?
No, non credo, no, no, lui gioca... No, non ho l'HUD acceso. War Thunder, quelle robe così. Come cacchio si accendeva? Merda. Un po', vedete che rotta sono. Sì, sì, gioca War Thunder, credo. Comunque, Zeus, quando quella cobra, se tu non tiri tutto subito, ti permette almeno di avere un po' più. Però devi stare attento che ovviamente consumi un sacco di energia, quindi... Ragazzi, siete... non c'è più nessuno? Non c'è più nessuno rimasto? Io sto decollando qua. Sono io. Lud, come cacchio si accende, che non mi ricordo più. Il pay to win peggiore della storia, sono d'accordo con te. Come, non mi ha dato la kill su Fabri? Di averlo colpito, vero? Ragazzi? Sì? Come si accende Lud su questo coso? Me lo sono dimenticato. Quale? Ma va? Ma quale? Quale aereo? Vediamo se l'ho fatto. Solo aereo di anni 50. Fatto. L'ho fatto. Grazie. Se arriva questo Army, provo a fare un dogfight con lui. Dai. Visto che sto gioco richiede mezzo stipendio, no ragazzi, Non è vero. Su questo gioco zero. C'è gente che sta adesso pilotando con zero. Io sto pilotando con zero solo. Zero. Sì. Zero il gioco, poi ovviamente con una trentina di euro vi portate a casa 6-7 aerei starter che sono facili insomma da imparare. Ma che stai con 16 dietro di me? Ecco, no, Anna così, fratelli. Oh, ma perché non mi fai refueling? E fai riuscire. No, ho fatto la minchiata. Ah, no, forse no. Rearming, che non me lo fa. Au, sono attirato. Ma dovrebbe farlo. Se vuoi fare 9 sfere, no, era solo 2 aereozzi di cacca con 0. No, erano. Beh, ci sono le mod, Ci sono le mod, Nick. C'è l'MB339, c'è il 28. T45, l'A4. Ci sono. C'è F18 contro F16? Sì. Sì, ma per non fare rifornimento perché... Dai, perché non me lo locca sto infame? Mi schianto. Io ragazzi, posso chiedere una cosa? Ho sempre i post bruciatori accesi. Allora, perché? La manetta ce l'hai al massimo? No, allora, adesso con i post bruciatori sono a metà la manetta. Ok. Allora non è configurata. Se vedi i post bruciatori c'è qualche problema con la manetta. Infatti mi sembrava strano, perché non è possibile. Cioè, sono a 10 adesso qua, in RPM, a metà manetta. A metà manetta 10. C'è qualcosa che non va. Sì. Prima conviene imparare al 100% un modulo. Sì. Sì, certo, ci sono i tutorial, quindi conviene usare quelli almeno per le basi, poi il dogfight le manovre. Sì, io stasera ho voluto fare proprio la minchiata così, perché a parte un aereo russo lo volevo. Comunque confermo anch'io che... Sì. Io sono 2 giorni che volo, per esempio. Raga, mi sentite adesso? No. E che cobra, si è bloccata di nuovo la connessione. C'è qualcosa che non va nella manetta, ragazzi.
Sì, infatti ho dovuto spegnere il riaccendere. Oh, ma non trovo rossi io. Sì. Certo, ti voglio tirare un po'. Io la Convenzione di Ginevra non la conosco, pur essendo svizzero non la conosco. Che strana casualità. Succumi, speriamo che succumi, dai. No, che ti vengo a prendere, Iena, dai. Io vado. Buonanotte. Notte, bella, del... ciao caro. Sento pure io, ragazzi. Ciao, bello. Ciao, ciao, ciao. Buona... Ciao ciao. La continuazione. Ciao ciao. Sì, 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 vado. No, anche Gelo se ne va. Dai, dai. Ciao Dragon. Ciao ciao, grazie. Buonanotte. Notte. Ciao. Vediamo, vediamo. No, io voglio la vincita. Va bene, ciao ragazzi, ciao. Ciao, ciao. Bella. Ciao. Zeus. Ciao ragazzi, buonanotte. Notte. Ciao, ciao belle. Gelo, Gelo. C'è data di nascita. Vabbè, che fino a mo' hai vinto tu, veramente. Ci sono andato vicino. Sì, anche... No, ma non credo vada via la Fabi, eh? No, io no, io rimango. Ciao ragazzi, buono. A domani! Ti posso sfidare all'ultimo sangue? No, non andava via la Fabi. No, io rimango. Ragazzi, facciamo sì, una qualche missione dopo? Oh, io sono a 30 miglia da Sukumi, eh? Almeno. Ma io atterro. Che te mi butti giù? Ma che atterra? Io sto venendo a prenderti. Possiamo andare a sparare con i... con i Maverick, quelli infrarossi. Sì. Che oggi me rimaniamo su questo server? Eh sì, sì. Oggi fa terra e prendo il 18. Fatti ammazzare, Iena, ti faccio... No, che ammazzare? A parte che non c'ho più carburante, poi mi butti giù. Questo mi sembra di pilotare una bara volante. Appunto, facciamo tutto assieme, no? Appunto, godi te qui. Fammi prendere il 18. Mo fa il gradasso. Cioè io vado questo in giro. No. Io vado in giro con il con lo scooter. Oh, dai, fammi prendere la Ferrari, poi vediamo. No, no, no. Quello no, quello no. Eh no. Prendi la F18, io sono questo cosino qua. Ma quello è veloce, eh? No, non sta andando. Cazzarola. C'è davanti qualcuno da me. Chi è che c'è davanti me? Sono io. No, non sei te. Perché io sono sul mare. Zeus, che cosa stai combinando? Parlo meglio un uomo. Chi è che mi sta puntando che sono in atterraggio? Faccio solo un passaggio così, non sparo. Ma sì.
Boom. Ha dato una culata. Oh, guardate come ho atterrato. Quindi i rossi non ce ne sono più in giro. No. Che palle. C'ho un 106 su i carrelli, eh? Chi è il 106 su in montagna? Vede, boh, stavolta mi sono fermato subito. Se non le tiro giù i carrelli faccio fatica. Cos'è il salvo Jettison? Jettison butti roba. Salvo. Sì, ma il salvo? Ma con che aereo? Cos'è questo? Il 338, cos'è? Sì. Ah, il 339. 339, sì, scusami. Addestramento, quindi in realtà butti le armi di addestramento, in teoria. Ok. Io passo al nemico. Allora, sono sopravvalutati, cara, sì, sembra, bisogna che li tiravo fuori, però qual è il problema? Per fare io buona. Allora, basta, facciamo qualcosa di serio adesso, dai. No, io vado, provo ad andare a usare i Maverick. Ok. Prossima volta devi atterrare a testa in giù. Ci provo. Potrebbe essere. Stavolta sono atterrato senza carrelli. Ieri hanno fatto il film, quello là con Denzel Washington, che ha fatto atterrare il... nel fiume. L'aereo con lo passeggeri. L'Hudson, sì. No, non quello. No, questo è un altro. Questa è una storia... dovrebbe essere una storia inventata, non è una storia lì. Quello che ha atterrato all'incontrario per un attimo? Sì, che è arrivato all'incontrario per tenere la stabilità del... ok, sì, sì. È girato. Ma è reale una cosa del genere? No. No. Rovesciato. Tutto sopra. Sono incastrati di stabilizzatori per qualche motivo. Sì. Stabilizzatori incastrati per tenerlo dritto. Ma è reale una cosa del genere? No, si spezza a metà quell'aereo se fai una cosa del genere. Zeus, dove sei? No, 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 che manovra del cazzo. Quasi vado giù. Dimmi. Anche atterrare su... allora. Non atterrare il 4 Plus. No, vado giù, vado giù, vado giù. Ecco. Basta. Sì, sì. No, ma se voi cominciate a provare roba che non posso, no. Non... esco. Sì, ma con i razzi così io con questo non posso.
sì, ma consumo anche benzina di più. Per te è più facile, per le tasche del governo non proprio. Vabbè. Ah, poi ho scoperto che questo aereo costa 51 milioni. Non lo sapevo. Errore. Sti cazzi. 51 milioni di dollari. Quindi beh. Chi c'è di fianco a me? Io, Armin. Ah, ok. Dopo mi dici cosa mettiamo. Ah, ok. È troppo facile. Ah, puoi farlo, eh. Oh, cazzo. Ci sta. Però sappiate che vi arriva quella risposta. Vabbè. È tipo riflesso incondizionato, capito? Non te lo controlli. Ce ne fosse uno. Ok. Allora, io sto montando i Maverick. Ok, facciamo due Maverick. Io ho montato tutti i Maverick. Tutti? Ok, metto anche un serbatoio. Sì, vabbè, il serbatoio centrale, sì. FLIR o targeting pod? Niente. Non ho montato niente. Zeus, il master arm sta a sinistra dell'MFD di sinistra. Sopra la leva del carrello, leggermente più su. Allora, fuel tank. Io sto arrivando. I Maverick F, no? Quelli IIR. C'è scritto benissimo. Maverick, non mi ricordo qual è. Sì, sì, sono quelli. Uno e nove, i soliti 9X, no? Sì. Super. Ho messo 220 e 29X. Giusto per riempire gli spazi. Allora. Ragazzi, ho cambiato anche la livrea. No, mi sei messo... Ho messo a blu. Credo di averti appena agganciato, però ancora sono distante. Ok, sì. Io sono a posto. Facendo l'allineamento e poi ci sono. Will chocks remove. Ok, muovo in catapulta 1. Chito muore. Non conosco.
lo vedevo quando mi capitava. Mi piace, però non mi sono messo. Vedi, già questa è già una domanda difficile. C'era Picard, quelle, ho visto anche quelle vecchie. Poi sai quando l'estate che ti davano oltre anche quelli vecchissimi, quelli però non fanno testo. Master Caution acceso con ADV Skid, l'anti-skid forse. Deve essere trovato. Disattivato. Trovato. Deve essere disattivato. Sì, sì. Ah, no, l'ho attivato io. No, disattiva. Sulla porta. Mi dice ADV Skid. Sì, faglielo dire. Faglielo. Ok. Sulla porta aerei deve essere disattivato. Che sennò ti siamo molto vicini. Belle idee, magari alleno sulle braccia. Magari alleno sulle braccia. Mi metti avanti. Psicologica. C'hai il tranquir. ok. Niente, però non chiamarlo gioco, eh. C'è te becca Lorenzo. Simulatore. Non ti vedo nemmeno io. Ok, ecco Armi che è arrivato. Dove sei? Che non possiamo partire insieme. Ah, ok, va bene. Allora do gas e saluto. Direzione 150, tengo 10 a salire, cabrare si dice. Sì. 10 gradi di pitch. Wow. 90%. Nessuno. Cosa stai girando? Dimmi la verità. Ah, prendi pure il comando, Armi, e ti vengo dietro. Me l'hai acceso l'effetto? No, vedi? Che disastro. Aspetta un attimo. Allora, EFF. On. DL. On. Ok, posto. Quindi saremo 8000 piedi. Tengo 10 a salire.
Mannaggia. Mila anche troppo, siamo sotto le nuvole. 8.000, ok, 8.000, ok, rimango 8.000, stabilizzo 8. Cioè, vedi, io non ho fatto una cosa importante, vedi, root trim e reset non ho fatto. Mi stai fregando. Andiamo a vedere verso qua. Quattro iena, segui per 79. Eseguo. Dov'è che sei? Che facciamo un po' di volo in formazione? Sei molto lontano? Molto lontani. Faccio un giro, dai, giro un po' in tondo. Perché cazzo non ti vedo io, porca di quella puttana. Allora, aspetta, devo mettere SA. Ok, adesso ti vedo. No, è una B, sei te? Probabile, sì. Ok. Ciao Dicon, ciao bello. Ok, ti vedo. 18 miglia. Sto rallentando così. Prendite la direzione. Ma io in questo caso ti vedo perché i nostri due aerei comunicano o perché c'è il... Perché c'è l'IFF e perché i nostri aerei comunicano. Ok. Io vedo anche un altro aereo, comunque. Non so chi è. Io a mie ore 12, fai pure direzione. Aiaia, brother, io sto andando, tu dovresti andare per 86, io per 101. 86. Per andare verso fuori, Io volevo seguire te, veramente. E allora aspetta che ti do più o meno una rotta di intercetto. Ma sei davanti a me, però mi sei sparito con il... Segui per 71 tu. Allora, io seguo per 71. Che velocità sei? 400 nodi.
per finire il carburante. Oh my god, ho fatto parecchio schifo. Ok, possibile che ti sono dietro? 83, sì, sì, mi sei abbastanza vicino, calcola che sia... Ok, allora questo sei te. Perché quando guardo di fuori vedo, ti vedo, e quando appena rimetto la testa tu dentro... Lo vedi sul casco e non lo vedi sull'HUD. Ok. E quindi quando lui arriva sull'HUD si spegne il casco, si attiva solo quando sei fuori, capito? Ok. 2-2, inizia a rallentare. Io sono a 3.20. Niente, non ti vedo più. No, non mi sei sull'HUD. No. Forse perché lo devo mettere? Sensor. Non so come si attiva. Ah, ok, perfetto, va bene. Non so come si attiva sull'HUD. Sul casco è attivo. Comunque ti vedo. Allora, in teoria dovremmo essere praticamente su voti. 112 dovremmo seguire per voi. 114. Viro un po' verso 114. Ok, mi sa che ti ho overshot. Cazzo. Provo a frenare. Io sono stabile per 114. Provo ad arrivare. Vai. Altro vediamo se c'è ancora qualcosa. Sono a sinistra. Ti vedo. Devo mettermi in formazione. La vedi l'isoletta di Poti? Sì, ma se sto guardando te più che altro, comunque la vedo, sì. Ok. Mamma mia, che laggata. Proviamo a accendere? Allora, sì, iniziamo a fare il puntamento. Allora, l'unica cosa brutta... Allora, c'è i suoi pro e i suoi contro questi missili. I pro sono che tiri, cioè miri e lanci. Facile. Okay. Il contro è che c'hai pochissimo tempo per fare queste operazioni. Esatto. Allora, l'ideale è che sul radar di terra punti, sì, il punto in cui dobbiamo attaccare. Ok.
Quindi per puntare tieni premuto il depress e muovi la prima volta, basta che lo sposti col giallo. Vedete Zeus? Se vuoi puntare e lo punti. Cosa? Ok, ma facciamo un altro passaggio? Perché vedo che lo stiamo passando. Sì. Ok, allora cerco di iniziare a puntarlo con il radar di terra. Allora, se così vicino, lo punti col radar di terra in modo che ce l'hai sempre, capito? Anche se ci giri intorno, c'hai a colpo d'occhio subito il punto. Allora, il radar di terra, minchia, mi sei sparito. Anche mi sei sotto, ok, perfetto. Il radar di terra, devo renderlo soi? Sì, ci sono le due lineette gialle per muovere il ok, sensor. Rendo soi. Ora non dovresti vederlo più, ci dobbiamo passare da sopra, un'altra volta. Ma il radar di terra te intendi quello di destra, no il quello dei Maverick? No, radar di terra. Perché non mi va soi? Ok. Che mi era andato sto bastardo di merda. Per puntare sposti le lineette gialle. Ok, soi. Ok, vabbè, ora non vedrai il... ora non lo vedo più. Rifaccio un passaggio. Metti il radar a 10 miglia, che c'è una buona risoluzione. Lo punti ad occhio e punti col radar quell'isoletta lì. E te le danni per pure? 60. No, devo tornare indietro, Armi. Sì, non sì. Me la fa vedere. Lo so, io sto virando. Ok. Allora, scusate ragazzi, non seguo molto la chat, ma adesso un attimo un pochettino delicato. Io non sapevo neanche che potevo bloccare il radar di terra, pensa a te. C'è un sacco di cose che tu puoi fare con il radar di terra. Porca puttana. Puoi fare zoom in alcune posizioni, puoi vedere veramente vicino col radar di terra, con una risoluzione altissima, però bisogna giocarci un po'. Ok. Ok. Allora, rimettiamoci. Ok. Radar di terra. Ancora la gestione nel richiedere l'allenamento. Perché tutte le volte mi scompare la Chester? Ancora non mi fa fare l'allenamento. Sì. Sì, bro. Ok, l'ho bloccata. Okay. Devo fare depress qualcosa? Tu dovresti riuscire a guardare in quel punto e vedere che hai messo l'obiettivo. In teoria dovrei vederlo anche io. Dovrebbe essere quello a fianco al mio. Quindi dovresti aver messo il punto per bene. Io okay. Il punto l'ho messo, però adesso mentre sto andando avanti quello continua, sparisce? Sì, non ti preoccupare. Okay. Lo tiene. Quando ci ritornerà, se tu lo guardi con lo sguardo, con il visore del casco, vedrai che c'è il punto okay. Sopra, c'è il rombo. K. In questo modo tu c'hai il punto di riferimento, capito? Perfetto. Serve che a colpo d'occhio tu sappia sempre dov'è quel adesso punto. Adesso provo a girarmi, vediamo se col casco riesco a vederlo. Sì, in teoria sì, perché dovresti vedere anche il mio, come io vedo il tuo. Punto. Ok. Sì,
sì, qualche mezzo, qualcosina è rimasto, possiamo giocare qui. Un rombetto, qualcosa, un tipo un rombetto. Tu vedi il rombo col punto al centro, sì. E dovresti vedere anche un puntino con un mezzo quadrato sotto, diciamo. Ready to taxi. Se non lo che vedi, mi giro, vediamo. Tiro qua. La porca di quella puttana. Sì, confermo.